Dicevamo prima, abbiamo detto prima di come sono nati questi due premi speculari. Ora lascio la parola al curatore artistico di Pordenone Legge It, Gianmario Villalta, che è un caro amico, un fine intellettuale, e lui leggerà la motivazione del premio. Prego. Grazie, velocissimamente due cose. È uno dei rari casi in cui verrebbe voglia di tornare all'università, uno dei rari casi in cui verrebbe voglia di tornare indietro e sui banchi dell'università ascoltare. E seconda cosa, quando c'è stato da decidere questa prima edizione del premio, a chi darla, a chi non darla, eccetera, non abbiamo perso molto tempo, abbiamo deciso rapidamente e vado a leggere subitissimo. Premio Friuladria, il romanzo della storia a Luciano Canfora. Il fecondo intreccio tra storia e narrazione ha unito E-Storia, Festival Internazionale della Storia di Gorizia, e Pordenone Legge It in una collaborazione che ha visto nascere per l'edizione 2008 di Pordenone Legge il premio Friuladria La Storia in un Romanzo e che vede ora nuovamente festeggiato il connubio con un nuovo premio. Il romanzo della storia conferito a uno studioso che ha saputo dimostrare attenzione per la dimensione narrativa dell'esperienza storiografica. Due premi come due rami di un grande albero che crescono su un unico tronco, che ha radici profonde, vicine e aggrovigliate, ma che rampolla fronde differenti da innesti diversi. Quest'anno il premio viene assegnato a Luciano Canfora, storico che ha fatto propria la migliore lezione della storiografia classica, raccontando in modo sempre avvincente eventi grandi e piccoli attraverso una prosa elegante in cui spesso si intrecciano riferimenti documentari con citazioni letterarie. Spinto da un inesorribile bisogno di riflessione, Canfora illumina dall'interno il campo dei moventi e delle forze che muovono la storia, riuscendo nel difficile compito proprio dello storico di vaglia di interpretare con intelligenza narrativa il flusso altrimenti indistinto degli eventi. Buonasera a tutti, io vi rubo solo un minuto. Oggi doveva essere qui il mio presidente, Angelo Sette, che è il presidente di Banca Friuladria, non può essere per motivi di salute, per cui mi ha pregato di rivolgere il suo messaggio a voi e al premiato. Il premio Romanzo della Storia è strettamente legato all'intento di Banca Friuladria di gemellare i due festival di letteratura più importanti in regione, E-Storia, che si svolge qui a Gorizia, e Pordenonelegge.it di Pordenone. Entrambi questi festival hanno una caratteristica in comune, quella di essere unanimemente riconosciuti tra i più importanti eventi culturali a livello nazionale e non solo. Se Pordenone Legge ormai rivaleggia alla pari con Mantova, E-Storia è sicuramente il festival riconosciuto a livello nazionale come il più importante nello specifico filone degli studi e della letteratura storica. Sono pertanto entrambi esempio dell'eccellenza culturale espressa dal nostro territorio regionale. Come banca del territorio, crediamo che lo sviluppo economico debba accompagnarsi a quello culturale. Il nostro impegno non è diretto solo al sostegno delle singole manifestazioni, ma si esplica anche progettualmente, non più sponsor dunque, ma partner attivi. Tra i nostri obiettivi il principale è quello di favorire il rafforzamento del necessario spirito di squadra, tanto nelle istituzioni pubbliche quanto nell'imprenditoria privata, nonché l'orgoglio e lo spirito di appartenenza agli eventi di qualità che rispecchiano e promuovono Gorizia, come tutta la nostra regione, sullo scenario nazionale e internazionale. Per questo invitiamo gli enti, ma soprattutto gli imprenditori, ad essere ancora più attenti ai fermenti culturali che ci sono in questa città. Da parte nostra siamo convinti che Gorizia possa diventare un vero e proprio
centro di attrazione per i giovani intellettuali e per i giovani studiosi, un laboratorio di idee, proposte ed espressioni letterarie di eccellenza. Oggi dedicare questo premio a Luciano Canfora non ha il solo significato di riconoscere questo insigne storico e saggista, ma vuole essere la tangibile testimonianza di Friularia alla vivacità culturale di Gorizia, di Pordenone e dell'intera regione Friuli Venezia Giulia. Grazie.